cosa ha significato l'esultanza? No, penso che per un attaccante fare gol è la cosa più importante, è la cosa primaria. Poi sono anche consapevole che non c'è solo questo, per un giocatore, soprattutto per un attaccante, deve far giocare bene la squadra, deve far salire la squadra, deve prendere fallo, deve comunque prima del gol fare la prestazione. Poi è ovvio e sarebbe anche inutile dirlo che per un attaccante segnare è una liberazione, comunque. Il fatto è che tu basi una partita per fare gol. Quindi sono contento, l'esultanza era più che un'esultanza anche uno sfogo, avevo voglia di segnare, avevo voglia di magari cercare di far sentire anche ai tifosi che comunque noi ce la mettiamo sempre tutta e vogliamo il bene nostro e che di conseguenza è come il bene del Padova. Quindi entrambi vogliamo le stesse cose e cerchiamo le stesse cose. Andiamo in campo sempre per dare il meglio e quindi era un po' una liberazione. Cosa è cambiato dall'arrivo dei Foscarini? No, adesso abbiamo fatto una partita, quindi è ancora un po' presto tirare alcune conclusioni, però abbiamo forse magari il mister in questo periodo, in quei pochi giorni che è qua, ci ha detto due o tre concetti semplici, facili, alla mano, e abbiamo cercato di metterli in pratica. Poi, come abbiamo detto, non dobbiamo galvanizzarci da una singola partita, perché comunque il campionato è ancora lunghissimo. Però penso che era importante vincere e l'abbiamo fatto anche in un buon modo. Proprio sabato sono arrivate tantissimi palloni in area che hanno favorito te e Capello anche magari per poi arrivare al gol. Quali sono stati magari gli accorgimenti tecnici o come magari la squadra dovrebbe anche muoversi per portare anche più voi nelle condizioni magari di poter segnare? No, sabato penso che poi non sta a me dirlo, però abbiamo creato abbastanza, magari rispetto anche alle altre partite, forse perché giocavamo fuori casa, quindi avevamo un atteggiamento un po' più magari prudente, quindi cercavamo più le ripartenze, però abbiamo creato, sì, anche perché il terzo gol, se non sbaglio, è partito da palla a Samu, portiere Samuele Perisa. Siamo partiti da lui, siamo andati a segnare, quindi siamo riusciti a sfruttare, diciamo, bene i momenti, gli spazi che l'Ascoli ci ha concesso. Poi, come ho detto prima, il mister sicuramente sarà in grado di tirare fuori il meglio di noi e di farci trovare le soluzioni migliori, perché poi nel calcio alla fine conta fare gol e conta buttare la palla in porta. E per ora penso che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a fare così. Parlando per un momento dell'Under 21, è mancata questa convocazione proprio quando l'Under era qui a Padova. Tu ci hai raccontato che sei sereno, hai dato la tua risposta sul campo, hai parlato magari con il mister per capire cosa è successo. No, io sinceramente non ho parlato con nessuno, non ho avuto modo né di ricevere né di comunque, perché non è mio compito comunque capire il perché. Io ho la coscienza pulita, ho sempre lavorato bene, quando sono stato chiamato in causa penso di aver sempre dato il massimo. Sabato ne è stata un'altra piccola prova. Però io, come ho detto, ormai ho imparato che dalle cose negative riuscire a tirare fuori anche le cose positive. Quindi vedere quel lato di positività, stare qui, stare con un mister che è cambiato, è importante farmi conoscere, farmi integrarmi comunque con quelle che sono le sue richieste. Perché so che la nazionale, quello che sarà, deve passare da qui, passa dalla quotidianità, dal lavoro, e quindi il Padova per me adesso è la mia nazionale. E devo cercare di fare sempre meglio per poi arrivare a altri traguardi che ho prefissati nella mia mente. Quanto conta per te la testa? Perché da quando ti sei sbloccato, sei d'accordo a notare, anche col Cittadella tu hai fatto un'ottima prova, non c'è stato il gol, però ti sei proposto, arretravi spesso. Al di là del gol, invece ad Ascoli tu due volte sei pescato tu, ad esempio, quasi da regista sulla destra, Bro, e poi tante volte hai conquistato falle, hai rubato un sacco di palloni, proprio si vedeva che avevi il diavolo in corpo in quel momento. Come ho detto prima, un attaccante fa finta di non pensarci e fa finta di dire che deve fare la prestazione, però alla fine sarebbe da stupidi dire che per un attaccante non deve fare gol, perché alla fine ci sono i ruoli anche per questo, i difensori devono pensare a non farlo prendere, gli attaccanti giustamente a farlo. Quindi quando un attaccante fa gol non so dirti cosa cambia, perché penso sia una cosa inconscia e naturale, però ti senti come se in quel momento sei il più forte del mondo, quindi ti vengono cose che magari prima non facevi, ti vengono giocate che prima non provavi neanche. E
E poi, come ho detto prima, Mister ci ha lasciato libertà davanti, ci ha fatto giocare un po' come volevamo e quando uno trova gli spazi, si va a prendere i palloni, riesce a capire i momenti della partita, soprattutto dopo un gol, penso che poi è tutto più facile, ma non solo per me, penso per qualsiasi attaccante sbloccarsi poi fa cambiare la partita. Poi tralasciando.